Sono 9 anni che faccio parte di questo festival, un festival che riesce a portare nel centro storico una realtà di musica, arte, artisti di strada che non c'era prima, non c'è mai stato. I criteri per scegliere gli artisti in realtà dipende se si parla di artisti di strada, se si parla di musica o se si parla di mostre. Cerchiamo sempre di scegliere un qualcosa di ricercato, un qualcosa mai visto prima, poi in Repubblico, anche se si è visto comunque che quello che si faccia, che possa essere una mostra o un concerto, trasmetta la storia di chi lo sta facendo. Festival nasce con l'idea di, in primis, di divertirsi con gli amici per creare qualcosa di bello e di nuovo in questa Repubblica. Nasce anche con lo scopo di ritrovare quelle zone un po' abbandonate, un po' sperdute del centro storico di San Marino. Tant'è che c'era stato un primo progetto che avevamo intitolato Casa Nostra Festival, ed era proprio l'idea di riscoprire le zone del centro storico un po' abbandonate. I chioschi erano quelle capanne di legno, diciamo così, presenti nel centro storico. Una volta, negli anni 30, 40, 50, 60, erano utilizzati dagli scalpellini come rimesse per i loro attrezzi. Poi si sono trasformati in negozietti, bar. 10 anni fa, quando abbiamo iniziato il festival, ce n'erano diversi che erano ormai in stato di abbandono. Per esempio il punto focale dello SMIAF, che è stato per i 9 anni precedenti a quest'ultima edizione, che era la ex pista di pattinaggio. Anche quella è una pista che è un luogo molto bello, un panorama mozzafiato, un luogo veramente suggestivo sotto la seconda torre, e per anni non si è mai fatto nulla lì. Per noi invece rappresentava proprio il fulcro del festival, dove tutti ci si potesse rincontrare per ascoltare, guardare i concerti, per divertirsi durante le serate, per bere delle birre insieme. La danse contemporaine est une expression universelle, alors que les danses traditionnelles sont liées à la culture spécifique de chaque pays. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est amener à la valeur ajoutée de la vision de la danse de l'essence africaine, qui est plutôt ritualisée, de la mettre dans une dynamique plus contemporaine. Volevamo creare una narrativa nuova su San Marino per dare il giusto valore ad un'identità millenaria, ma anche alla capacità di aprirsi al mondo e diventare sempre più internazionali. Per ispirare le persone, per ampliare uno scenario che magari fino ad ora non si è conosciuto, sempre esclusivamente attraverso la cultura e l'arte. Lo SMIAF Project ha deciso e ha scelto di lavorare con la cultura come metodo e linguaggio di lavoro, perché vorremmo rimettere la cultura al centro della nostra società, non solo sammarinese ma anche europea e mondiale. Forse siamo un po' troppo ambiziosi, però ci crediamo. Thank you.
déjà, je suis vraiment très heureuse d'être là parce que c'est né d'une rencontre par la danse, en fait, donc dans un cours de danse à Bruxelles. On se retrouve beaucoup justement dans cette recherche de dialogue, mais un petit peu autrement, c'est-à-dire pas forcément que par les mots parfois, mais aussi par le mouvement. On a eu la chance de pouvoir danser, de faire nos répétitions dans le théâtre de Titano, qui est quand même un endroit magique. Et voilà, donc vraiment reçu d'une manière incroyable. Et donc c'était vraiment très, très harmonieux, très chaleureux. Et donc voilà, moi je suis très contente d'avoir pu faire partie de cette aventure. In questi 10 anni è cambiato anche tutto il progetto, nel senso che è rimasto fedele all'idea originaria, all'idea che ne ha ispirato la creazione, ma è cambiato nel modo di lavorare. Siamo cresciuti, io sono cresciuta moltissimo grazie al festival, sono cresciuti i ragazzi che ci hanno lavorato, è cresciuto lo staff, è cresciuto il network di artisti che vogliono partecipare a San Marino, dei giovani sanmarinesi che vogliono far parte dello staff ma vogliono far parte anche del programma. Quindi abbiamo scoperto un mondo di artisti sammarinesi che fino a poco tempo fa era sconosciuto. Investire sullo SMIAF è investire su San Marino. Dateci la possibilità di accogliere veramente tutti gli artisti che vogliono venire e soprattutto dateci la possibilità anche di poter ospitare locali e internazionali, quindi ospiti da tutto il mondo che possono venire a raccontare, a conoscere San Marino e farsi ambasciatori culturali una volta ripartiti, così come gli stessi giovani che dopo lo SMIAF hanno capito che vale la pena consolidarsi nella propria identità, ma al tempo stesso aprirsi al mondo e andare in giro nei propri viaggi di studio, di lavoro, di vacanze a raccontare che cos'è San Marino e come si vive a San Marino. Quando ero piccolo io c'erano alcune cose qui a San Marino, però non c'era questo coinvolgimento fra gli artisti, fra i cittadini, i residenti, fra chi fa il mercato, perché anche chi viene a fare il mercato artigianale non è uno che semplicemente fa il mercato in giro, ma è una persona che ha un'esperienza di mondo, gira il mondo in una certa maniera, ha scelto un tipo di vita attraverso la sua arte, la sua manualità. Il fatto di essere un artigiano competente, gira il mondo, ha scelto di vivere così, e questo è anche uno spunto interessante. Case piene di cose messe un po' a caso a riempire gli spazi fin dove nemmeno un mago farebbe sparire un ago in questo lago di ricordi e polvere. Perché sono 3 giorni veramente meravigliosi, dove tu stai lì, conosci persone nuove, ti diverti, puoi essere te stesso finalmente. Una boccata d'aria fresca, stai tipo a Milano,
no? Smog tutto il giorno, tutti i giorni, e poi vai in montagna a farti una passeggiata. Sì. Su in alto. Assolutamente. È stata un'esperienza che sicuramente rifarò, perché è una figata. Ho imparato un sacco di cose che non ho mai fatto, quindi non posso che essere strafelice. La location è fotonica, perché lo sappiamo tutti che è fotonica, e quindi tocca esserci. È inutile, tocca esserci. Hai ragione, infatti anche io spero che qualche mio amico che ancora non conosce lo SMIAF possa partecipare, perché mi sento come dentro una grande famiglia, e dove c'è uno scambio culturale, dove ci vogliamo un sacco bene tutti, ed è veramente imperdibile. È un progetto nato dal piccolo, ma che ogni anno ci stupisce sempre di più, quindi diamoci da fare per fare un'edizione nuova dello SMIAF ancora più bella. Lo SMIAF è stato una cosa molto bella da scoprire, perché ho trovato tante belle persone con cui ho condiviso dei momenti speciali, e gli artisti sono stati fantastici, ed è stato, sono stati 3 giorni molto belli, molto pieni di gioia. È sicuramente libertà, e gruppo e storie. Perché le storie che conosci degli artisti, ci sono alcune storie che ti porti dietro nel tuo bagaglio personale, che non lascerai mai più lì. È un modo per rimanere giovani, dai. Grazie.